grandi manager e la passione insospettabile per la moto. Vi presento il vicepresidente del gruppo Rinascente, Vittorio Radice. Ciao Vittorio. Ciao Nico. Un benvenuto. Grande manager, un professionista di successo, che però in fondo al cuore batte forte lo spirito del motociclista. Infatti siamo davanti a una moto, un SVM Silver Race degli anni 70. Partiamo dalla tua professionalità, Vittorio. Rinascente, sì. Raccoglie un sacco di premi. Nel 2016, miglior grande magazzino del mondo. Speriamo del mondo di vincere anche quest'anno. Ancora i risultati non sono arrivati, speriamo di farcela ancora. Per noi milanesi è uno store famosissimo fin dagli anni 60, io andavo da ragazzino. È stato capace di cambiare, e tu probabilmente hai seguito l'evoluzione più recente, in un modo davvero clamoroso, molto molto riuscito. Sì, sai, è stato un programma molto costoso, iniziato nel 2005 e continua ancora oggi, perché non ci fermiamo mai, e apriremo quest'anno a settembre un nuovo grande magazzino a Roma, alla pari di quello di Milano. Partiamo da quando è scoccata la scintilla, come è scoccata? Autonomamente, è stato il papà, lo zio, gli amici, com'è andata? Gli amici dai 14 anni ai 18 e nel paese, in paese circolavano due o tre moto tipo questa, KTM, SVM e così escursioni sul lago di Como, escursioni sulle montagne Brianzole, La Grigna, il Risegone. La passione è sempre rimasta proprio indirizzata all'artigliato, non è l'artigliato, mai sconfinata? Sempre negli anni del teenager, quindi dai 18 ai 20 anni o dai 16 ai 20 anni, e quindi le marche che conosci bene anche tu sono queste. Non era quindi la tua, non era una famiglia di motociclisti, no. È proprio nata da dentro. Qual è stata la prima moto che ti ha catturato? Ah, questa è una storia interessante, perché io ho risparmiato lavorando pomeriggi e sere per comprarmi una Ossa 350, e alla fine purtroppo i soldi servivano da un'altra parte e la moto non si è mai verificata, l'acquisto non è mai avvenuto. E quindi addio Ossa? Sì, l'Ossa è la moto che nel mio sogno era la Ossa. E quindi niente, ti è rimasto solo questa SVM pur bella Silver Race? Beh, ce ne sono anche altre. Adesso andiamo a vedere, perché alla fine l'Ossa me la sono comprata. Ah, certo. Sì. Andiamo a vedere allora, grazie Vittorio. Andiamo. E qui siamo in sala giochi. Nel parco giochi. Parco giochi, uno dice il vicepresidente della Rinascente, una persona seria. E invece poi quello che gli piace fare è giocare. Divertirsi, come tutti. Allora io vorrei capire da te quanti pezzi sono, come nasce questa collezione che è tutta tematica precisa. Sì, allora i pezzi sono 12 per il momento e sono tutti dal 1976 al 78, quindi un periodo molto molto preciso. Periodo della tua scintilla. Sì, ma tra l'altro è un periodo dove questo tipo di moto era molto popolare. Qual è il pezzo a cui sei più affezionato? La prima come Paperone col numero uno? Beh, sicuramente la Ossa è la mia favorita, però devo dire che ci sono altri pezzi tipo Kawasaki, il 250, che è un pezzo unico, trovato in campagna inglese. Mediamente erano in buone condizioni, le hai trovate già sistemate, ci hai lavorato sopra tu personalmente, com'è andata? No, personalmente no, non saprei dove cominciare. Comunque, alcune moto erano in condizioni ottime, ottimali, anzi, devo dire perfette, altre avevano bisogno veramente di un restauro completo. Quindi è una varietà. Tre di queste arrivano addirittura da New York, da un bravissimo restauratore. Allora Vittorio, sai cosa dobbiamo fare? Guardarne con calma, una per una. Dai, cominciamo. Andiamo. Dai. Ed ecco Tommaso che porta dentro la SVM. Prego Tommaso. Tommaso è il figlio di Vittorio, appassionatissimo di moto pure lui, di artigliati pure lui, ed è anche un amico di moto.it, perché è lui che organizza il fuorisalone EICMA alla Rinascente. Assolutamente. Partiamo dall'italiana, SVM Silver Vase, cilindrata? 250, moto tipicamente Brianzola, Paderno Dugnano, quindi a due passi da casa nostra. Sironi, Walter, moto ti piaceva già allora questa? Sì, le moto di quel tempo erano due, KTM il giallone e la SVM, devo dire che questa ha un fascino particolare. Strepitosa anche per la termica, che è enorme, ti dava proprio la sensazione di grande di potenza. La usate ancora Tommaso? L'abbiamo usata sabato a Varano da Melegare.
bellissima, guarda, parte sempre, è l'unica moto che parte sempre, quindi come una quattro tempi, schiaccia e parte. E spinge, va spinge, forte. Spinge, va forte, freni non esistono, quindi discesa è un po' difficile, però è una moto che va. Honda Elsinore 250, questo è un pezzo davvero particolare, Tommaso. Molto particolare, costruita in America, restaurata a New York da Rob Phillips di HuskyRestoration.com. Bellissima moto. Davvero, e quale fascino ha avuto per te in particolare, Vittorio? Ma sai, questo era il tempo libero americano, sai, le grandi montagne, veramente i confini infiniti delle praterie americane. E questo mi ricordava molto la California, il tempo libero, sole, Steve McQueen. Sì, esattamente. Vedi? Ed è un mezzo ancora attualissimo perché è splendido, no? Nelle forme. Sì, ancora, guarda se tu pensi alla combinazione di colori, questo verde, verde oliva, grigio, nero. Però questa è inutilizzabile, Tommaso. Ma guarda, questa non ha nessun tipo di fluido, non è mai stata accesa, quindi è nuova, di zecca, va trattata con i guanti bianchi. Kawasaki KX 250, anche questa ha l'aria di non essercene, non l'ho mai vista in Italia. Forse è un pezzo unico in Italia, non sono sicuro, trovata nella campagna inglese vicino Bath da un appassionato. Che condizioni era? Era in condizioni pietose, sì. Sì, infatti è uno che usava spesso la moto per i suoi lavori in campagna e quindi la trattava veramente come un muletto. L'abbiamo restaurata 3 anni per il restauro, molto difficile perché è difficile trovare pezzi adeguati. Ti affidi a degli specialisti, Vittorio, già noti, conosciuti, o di volta in volta secondo la marca cambi? No, ci siamo fatti aiutare da un ragazzo di Milano, da Bama Motors, Viale Piave, e ci ha dato una mano su tutti i pezzi. E devo dire che ha fatto un lavoro ottimo anche su questo. Questa è la famosa Ossa 350 Mike Andrews replica, che era l'oggetto dei tuoi primi desideri. Era il mio sogno e finalmente dopo tanti anni sono riuscito a trovarne una in ottime condizioni, restaurata. Non era molto comune, infatti, era molto, una moto rara. Devo dire che era solo l'estetica. Guarda, la bandiera italiana, il disegno, il serbatoio, la sella piccola, sono tutti dettagli molto molto interessanti. Questa Yamaha 500 è di una bellezza davvero unica. Anche questa, da dove viene? Questa è restaurata in America, a New York, da Rob Phillips, e devo dire che è una macchina eccezionale. Se guardi, è di un minimalismo estremo, non c'è niente di superfluo, è perfetta. E ti dà l'idea di potenza solo guardandola. Oltre ad essere spettacolare, bellissima, ha delle caratteristiche particolari. Ne ha fatte poche, il suo costruttore. Quante ne ha fatte, Tommaso? 12, mi sembra. Sì, anche a me sembra 12 negli ultimi 5 anni. E di fatto ripropone quelle forme, quella ciclistica, con un motore diverso dall'originale. Questo motore forse è quello dell'XT. Mm-hmm. Sì, XT 500. Non credo sia originale. Per dare insomma la fruibilità di questa moto anche a chi non può trattare motori troppo complicati come il suo originale. Chiaro, poi sai, siccome è una moto da cross estremo, secondo me i motori sono finiti a quel punto, non ce ne sono più, è difficilissimo restaurare, quindi ha preso un motore, una moto molto più comune e rimesso in sesto. E quindi Vittorio, è così che un grande manager come te vive la sua passione per la moto, scendendo nella sala giochi, toccandole, guardandole. Sì, sai, le accarezzo. Parlo, dico qualcosa, le sposto, ci facciamo un giro una volta ogni tanto e sono contento. Ed è una collezione che continuamente cambierà, evolverà e vedremo cosa nuovi pezzi che arriveranno. Complimenti, Vittorio Radice, vicepresidente del gruppo Rinascente. Grazie. Grazie.